ve l'avevo promesso, ci sarebbe stata una seconda puntata di racconto con Aldo Costa, è qui con noi. Ciao Aldo, grazie di aver accettato l'invito. Ciao, buonasera a tutti. Nella prima puntata, giusto per fare come fanno i grandi, riassunto delle puntate precedenti, siamo arrivati al compimento della storia ferrarista e un coinvolgimento in ottica Mercedes chiamato da Ross Brawn, quindi da una conoscenza precedente. Vuoi un po' riallacciare il filo così entriamo nel mondo di Brackley? Sì, appunto raccontavo l'ultima volta l'epilogo della storia Ferrari, abbastanza movimentato e chiaramente sofferto, per poi entrare in contatto subito dopo con Ross Brawn e nell'estate del 2011 accordarci su una collaborazione che sarebbe incominciata proprio a dicembre dell'anno stesso, quindi dopo alcuni mesi concordati con Ferrari di Gardening Leave, il 1° dicembre 2011 sono partito per l'Inghilterra. Avrei ritrovato in Inghilterra Ross, avrei ritrovato Michael e non solo, perché il team aveva anche altre persone che conoscevo già da tantissimo tempo. L'impatto è Dicembre. stato mollare la famiglia, avere gli affetti a casa a Parma e decidere di prendere un'avventura che poi non era così scontata, che avrebbe regalato Messi di vittorie, successi, 7 titoli mondiali come sequenza. Ma sì, non era per niente scontato perché chiaramente la Mercedes in quel momento navigava in quarta, quinta posizione. Il programma che appunto mi era stato prospettato da Ross era un programma che così sulla carta molto ambizioso, però partiva dalla situazione contingente, quindi un inizio un po' difficile dopo il bellissimo anno Brawn, dove questo team ex Honda, abbandonato appunto dalla Honda, vince il campionato mondiale, viene venduto alla Mercedes, però la Mercedes si ritrova un team che per motivi proprio economici è stato ridotto ai minimi termini, quindi la Brawn, piccolo team, passa alla Mercedes e la Mercedes riparte da quel punto. Io entro come direttore dell'ingegneria, cioè direttore dell'ingegneria, la mia funzione era quella di gestire tutto il progetto e lo sviluppo della vettura. Il chief designer John Owen e il chief engineer Russell Cooley lavoravano nell'organizzazione dell'ingegneria. Ecco, fammi fare una domanda scomoda, Aldo. A distanza di anni, quel famoso test segreto con la Pirelli vi aveva davvero dato delle chiavi così importanti di lettura da poi scatenare tutte le polemiche che erano venute fuori? No, quel test fu un test sì, che fu frutto di un misunderstanding fra noi e la federazione. Secondo te era una delle chiavi che ha Sì. dato origine a questa superiorità tecnica? Sì, assolutamente. Cioè la pianificazione del progetto, il progetto stesso, Ma perché. dettavi tu le regole? Nel senso, adesso faccio un esempio, la separazione del compressore dal turbo, che è stata di nuovo un'innovazione Mercedes, che poi imponeva altre soluzioni telaistiche per far funzionare il tutto. Le dettavi tu o erano frutto di una cooperazione con Andy Cowell? Sì, no, era un Ti lavoro, faccio la un domanda lavoro col più cattiva. Nascevi da una realtà dove la guerra fra telaisti e motoristi era costante, no? No, il segreto è anche stato, lo dice anche Toto Mi piace Wolff, che sorridi. sì, lo dice anche Toto Wolff in ogni intervista, no?
Il segreto è stato anche negli anni di applicare una certa cultura e una certa metodologia di lavoro. Per cui, per rispondere alla tua domanda, ti posso dire che era un gruppo di lavoro che decideva quello. Cioè non era una singola persona. In questo gruppo di lavoro c'era il motorista, c'era il telaista, progettista, c'era il sistemista, c'era l'aerodinamico, c'erano diversi gruppi di lavoro con tutte le persone che servivano, e da questi gruppi di lavoro doveva uscire una voce. Qual è la miglior soluzione per, non so, il motore integrato in macchina, per il raffreddamento, per l'aerodinamica dell'ala anteriore, per l'aerodinamica dell'ala posteriore? Ogni gruppo doveva fare il meglio a livello di progettazione e sviluppo della propria area, ma con una voce sola. E quindi in questo modo tagliavi qualsiasi polemica, qualsiasi discussione. Poi nel gruppo ci si poteva scazzottare. Hai citato uno dei punti, scusate, dei punti più importanti di quel motore, che era avere il compressore davanti e la turbina dietro. Sì. Immaginati le discussioni colorite fra motoristi e telaisti. La struttura è sempre stata verticale, non c'è mai stata una struttura orizzontale. No, appunto, è una specie di struttura matriciale, dove c'è questa struttura verticale, che è la struttura gerarchica, dove appunto una persona appartiene a un certo gruppo e a una certa organizzazione. Ma poi c'erano questi gruppi trasversali, che erano quelli che decidevano come fare la macchina in ogni singola area. Per cui c'era il gruppo di telaisti e motoristi che decidevano come fare lo sviluppo e l'integrazione della parte motoristica e di sistemi, che era uno dei gruppi più coloriti, perché l'integrazione fu veramente molto molto spinta sin dall'inizio. Poteva essere anche un'idea la più stupida del mondo, ma tutti quanti avrebbero dovuto avere rispetto in questo tentativo di proporre qualcosa di nuovo. E si lavorò tantissimo su questa cosa, proprio per far sì che questo venisse fuori. E per dirti, quando sono arrivato, ed è poi arrivato anche, appunto, tutte le persone che conosciamo oggi fanno parte del team, Ross prima di me, ma anche Toto, Niki, il team era, venendo dall'epoca Brown, e quindi venendo dall'epoca in cui tantissime persone purtroppo erano uscite dal team come ridondanti, rimanevano nel team quelli che erano un po' considerati gli Highlander, cioè quelli che avevano passato questa fase traumatica. E il team non aveva voglia di esporsi. Tu hai parlato dell'importanza di Ross Brown nella prima fase, ma poi arriva, come giustamente hai detto, Toto Wolff, che dà un'impronta completamente diversa a questa struttura e probabilmente quello che la plasma. Che ruolo importante ha Toto? Ma io il suo arrivo e poi l'evoluzione l'ho visto dall'interno un po' diverso, cioè non c'è questa grossissima discontinuità, non c'è stata. Quindi quel processo era già in corso, faceva già parte del DNA della squadra che si stava trasformando, e lui l'ha plasmato in sostanza. Ma esatto, la squadra aveva già, era già andata un pochino in quella direzione, quindi con Ross. Anche Ross nella prima fase di vita del team Mercedes, lo conosciamo bene, già andò in questa direzione di far sì che il gruppo lavorasse bene insieme, che tutti quanti avessero la possibilità di contribuire. Fu Ross ad assumere Bob Bell, di conseguenza assumere anche me, Jeff Willis, quando arrivò Toto e poi Niki.
loro dettero un'altra velocità a questa direzione, ma come se il testimone venisse passato da una mano all'altra di tutti noi e questo testimone contribuisse a portare un miglioramento quasi continuo al gruppo Mercedes. Mi ricordo Niki che si lamentava sempre perché Toto arrivava in aeroporto all'ultimo minuto, puntuale ma all'ultimo minuto, mentre invece Niki diceva no, in aeroporto da capitano appunto, da pilota d'aereo, in aeroporto bisogna arrivare con mezz'ora in anticipo, lui arriva sempre all'ultimo minuto, erano molto molto diversi. E secondo te come ha fatto Nico a batterlo Lewis? Perché in talento naturale non c'è discussione, lo ha messo lui stesso. Lewis è più forte. Ma Nico lo ha fatto con un impegno incredibile. Mi ricordo che i piloti non vedono l'ora che arrivi l'ultima gara dell'anno per poi staccare, non dalle gare tanto, ma staccare dagli impegni di allenarsi tutti i giorni, di mantenere una dieta, di essere estremamente rigorosi su tutto e così di passare 2 o 3 settimane un po' in libertà. Ecco, mi ricordo che Nico in una riunione fra noi tecnici ci disse che quell'anno lui aveva deciso di non staccare perché dopo uno stop di 2 o 3 settimane lui doveva partire da una condizione fisica leggermente inferiore e questo lo portava a essere meno pronto per la prima gara. E questo quindi, cos'era? La fine del 2015, inizio 2016, che poi porta al risultato? Sì, sì, fu proprio quell'anno, lui decise di continuare per 2 anni a spingere tutti i giorni. Allora, la soluzione che più mi è piaciuta di getto è la 2 macchine, la V04. Quella che hai avuto il piacere e l'onore di guidare, esatto, a Imola. Quindi, sì, sì. Quindi te, diciamo, la sei scelta. Quella sì, perché come vi dicevo, cioè, abbiamo veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo adottando delle soluzioni tecniche che sì, avevano dei piani di possibile recupero o di mitigazione di fronte a problemi, ma non è che ci fosse tantissimo tempo per poter risolvere eventuali grossi problemi. Quella è la prima, e la seconda, sì, la prima dell'epoca turbo, anche quella realizzata dal punto di vista telaio, in tempistiche molto serrate, e sì, fece assieme, principalmente integrandosi bene con un power unit eccezionale, fece la differenza. Ci diamo appuntamento per la 3ª puntata, cliccate la campanella così riceverete gli altri appuntamenti delle nostre interviste su motorsport.com. Fateci anche delle domande qui sotto, così io le riporto volentieri ad Aldo per la 3ª puntata, che sarà quella poi conclusiva del nostro racconto. Aldo, grazie di aver accettato l'invito. Grazie. Credo che non possiamo che ringraziarti del fatto di questa disponibilità ad aprire il mondo Mercedes, che non è facile penetrarlo. Quindi ci hai dato delle chiavi di lettura molto serie, estremamente interessanti. Grazie ancora. Grazie a tutti voi.